Ok, l'ospite di oggi mi permetterà di passare alla storia come il primo essere umano ad intervistare un arbitro. Sono con Alessandro Cavallini, ex giocatore ed allenatore di alto livello e oggi arbitro di pallanuoto. Ciao a tutti, ciao, grazie, grazie, grazie dell'invito, Edo. Allora, guarda, come prima domanda, siccome il tuo ruolo è molto delicato. Aspetta, aspetta, che prima avevamo detto che presentavamo il Ah. nostro amico, che ci manca tanto, è vero? Manca a tutti. Manca anche l'acqua in questo caso, però insomma. L'acqua, io per ora mi accontento di fare due palleggi ogni tanto con le mie figlie, ma manca, porca miseria se manca. Parleremo di questo, parleremo sicuramente di questo. Prima di tutto, siccome non voglio metterti in difficoltà, visto il tuo ruolo, ti faccio una domanda molto soft. Cosa pensi di Caputi e Petronilli? Sono No, scherzo. bravissimi, no, anzi, li ringrazio perché non è la prima volta che mi danno l'opportunità di fare una chiacchierata, così come sto facendo con te e con altri tuoi colleghi, e si sono dimostrati disponibilissimi nei miei confronti fin dall'inizio. Quindi ci poteva essere inizialmente un po' di remore, dire, ma Cavallini che vuole, che fino a ieri faceva il matto sul bordo vasca, invece hanno capito che facevo sul serio, innanzitutto che ero animato da buoni propositi, che la pallanuoto, così come per loro, è una ragione di vita, e quindi li ringrazio. Li ringrazio molto, così come tutti i colleghi arbitri mi hanno accolto davvero bene. Senti, a parte gli scherzi, volevo conoscere la tua opinione in merito al video allarme che ha lanciato Bruno Cuffino, che ha richiamato ad una maggiore difesa della base, in un contesto in cui si parla forse troppo di difesa del campionato, come se fosse il campionato calcistico, che ha ragione di essere perché è per una questione anche di introiti pubblicitari. Ci dai la tua opinione in merito? Guarda, io subito dico che sono d'accordissimo con Bruno e subito ho pensato a questo. Fin dai primissimi giorni in cui le attività furono sospese e l'allarme si stava generalizzando a tutto il mondo e quindi anche a quello sportivo, io il primo pensiero l'ho avuto per i ragazzi. Un po' perché ne ho due in casa. Che appunto ho visto in questi 2 mesi e mezzo come si sono comportati. Un po' perché comunque in un modo o nell'altro ho più di 250 adolescenti, in un modo o nell'altro intendo che tra essere un insegnante, essere un genitore, avere le amiche con, avere le figlie con le amichette, quei paio di ragazzi pazienti che mi vengono in studio con cui mentre li tratto parliamo del loro allenatore di calcio, della loro società. Insomma, ho qua più o meno nel territorio più di 250 ragazzini che ascolto. Al mattino, come sai, con la scuola facciamo le lezioni con la didattica a distanza e io non mi sono messo a fargli fare piegamenti sulle braccia o qualche volta l'abbiamo fatti, ma in generale cerco di parlare con loro, di tenere un filo che ci lega e che non ci ha fatto mai perdere il contatto vicendevolmente, cerco di intervistarli e ho capito che intanto sono stati bravissimi. Scusami se la prendo un po' alla Hai larga, tutto ma il tempo così che vuoi. almeno sappiamo di cosa stiamo parlando. Perché non è solo una questione di sport. Loro sono stati bravissimi, intanto perché sono stati più ligi di noi, hanno rispettato, soprattutto i più piccoli, hanno rispettato perfettamente le disposizioni governative, sono stati in casa, li abbiamo chiusi in casa, gli abbiamo detto questo è un PC, dobbiamo fare, non so, qualcuno di loro un PC nemmeno ce l'aveva, qualcuno di loro ha genitori separati. Io ho scoperto che c'è gente, ci sono ragazzi che non so perché sono finiti in Germania. A uno l'altra mattina gli ho detto: Ciao, come va? Dove sei? Sono in casa di mia nonna in Germania, perché probabilmente c'ha i genitori separati, che viene gestita così la situazione. Quindi, insomma, sono stati bravissimi, hanno accettato questo momento.
Però io ho notato che la maggior parte di loro tanto male non è stato, e di questo sono contento, sono felicissimo, però hanno vissuto abbastanza comodamente questa situazione. Cioè, molti di loro basta treni alle 6 del mattino per andare a scuola e magari fare anche 100 chilometri e prendere più mezzi pubblici. Alcuni di loro, diciamocelo onestamente, erano spinti anche un po' a fare sport dai genitori, dalle condizioni sociali o socio-economiche anche che avevano intorno, e quindi poi magari non avevano neanche tutta sta voglia di andare a fare sport, lo facevano saltuariamente, a volte anche mal fatto, quindi si sono tolti una parte di giornata che tutto sommato gli stava sulle scatole. Allenatori che magari, o società che organizzavano allenamenti alle 9 di sera in condizioni precarie, con pochi spazi, non parlo di piscine, solo pallanuoto, poi parleremo ovviamente di questo. Quindi allenatori rompiscatole, come magari ero io, e però si sono un po' levati una situazione di disagio, chiamiamola così, quindi hanno trovato quella che in un messaggio che ho mandato ad amici, ex colleghi, appunto già quasi 2 mesi fa, io chiesi loro di cercare di considerare questa comfort zone che hanno raggiunto questi adolescenti, perché sarà difficile poi riportarli dalla nostra parte, a parte quelli che chiaramente già altamente motivati non saranno smaniosi, come lo siamo noi, come lo sono io in questo momento, di ritornare ad allenarsi. Ma quella è una parte di elite che magari gioca nelle società, qui arriviamo alla pallanuoto, di vertice, anche per quello che riguarda il settore giovanile, e quindi quelli non sarà difficile, magari giocano già in prima squadra, magari gli allenatori gli mandano i programmi a corpo libero da svolgere a casa. Io sono più preoccupato per tutti quelli che invece lo sport fino ad oggi lo facevano un po' così, che hanno capito, ma sai che c'è, io tutto sommato qua adesso sono stato bene, quando poi ritorneremo non vedo l'ora di vedere la fidanzata, i miei amici, di andare a farmi giri in bicicletta, ecco. Quindi io sono più preoccupato per quello, sulla base Edo. Scusa, ti interrompo un attimo, aggiungo una cosa su questo, cioè quello che non ne ha una gran voglia l'indomani rischiamo di perderlo, anche perché poi magari il contesto familiare non si può più permettere di mandare a fare una cosa che lui non vuole fare, quindi lo perdiamo proprio perché non abbiamo alleati in casa. Bravo. Quindi questa cosa che hai detto mi porta a pensare a un intervento che ho fatto qui per il comune di Recco un po' di settimane fa con un ragazzo, un preparatore atletico che fa l'assessore allo sport, e mi ha fatto una domanda di questo tipo. Io penso che le famiglie saranno in difficoltà, cioè qua stiamo parlando solo di riportarli in piscina, ma bisogna vedere se ci saranno le condizioni per far sì che i genitori possano permettersi una retta. E qui le società, secondo me, sportive, anche un po' si devono anche sul territorio parlare tra di loro, perché è vero che mantenere una palestra, una piscina ha dei costi, ma invece ci sono anche società che sfruttano la struttura comunale e non pagano nemmeno un affitto, però fanno pagare le quote associative. Quindi intanto il problema numero uno è riportare i ragazzi a fare sport e quindi dargli una vasta gamma di possibilità. Non ti puoi permettere di, soprattutto nelle fasce più piccole, i piccolissimi che hanno bisogno di tanta motricità, non sai se ancora al calcio è il tuo sport, ogni tanto ti piace anche andare in piscina. Bene, non obblighiamoli a pagare un abbonamento settimanale o mensile pieno. Proviamo formule che consenta loro di spezzettare questa spesa. Quindi paghi per 2 volte per andare a calcio, per 2 volte per andare in piscina. Se ti piace, magari provi anche il basket e paghi quella unica seduta settimanale di basket che fai. Perché un po' l'andazzo è comunque in questo momento, e temo che dopo sarà anche peggio, cercare di far cassa, perché ora le società sono in difficoltà. E però qui io ti ripeto, Edo, secondo me si tratta di riportare i ragazzi a fare sport,
vedo che c'è un gran bisogno di uscire di casa in questo momento, per gli atleti di vertice, per quelli anche giovanissimi già avviati a un agonismo buono, non ci sarà problema. Ci vorranno famiglie, scuola, società sportive, intelligenti che lavorino insieme per riportare a fare sport la base, che è di questo che stiamo parlando. Cioè io adesso con te non sto pensando a un under 17, ok? Quello che riguarda la pallanuoto, under 17 lo sa già, lo sapeva anche già prima quello che voleva fare da grande, se voleva fare il pallanuotista, se ci vuole provare o se sta aspettando di finire le superiori per poi andare in America a studiare, ok? Io penso alle scuole elementari. Sì. Ma infatti, è quello il punto. Cioè, alla fine è un gatto che si morde la coda, perché se i bambini non ci vogliono più andare, i genitori gli abbuonano lo sport perché non hanno i soldi per andare, le società vanno in crisi. Infatti ti volevo chiedere, dalla parte dei bottoni, dove sei tu, perché sei a scuola, pensi che sia possibile, cioè, fare fronte comune alle... Non dico come tutti gli sport, ma almeno come il nostro sport, e provare a verificare se si può ritornare al passato, quando negli anni 70-80, attraverso l'intervento statale, lo sport era veramente una sorta di educazione civica che ci si poteva permettere un po' di più, perché magari il costo della piscina era calmierato, non come adesso, perché poi le gestioni si devono pagare. Dovrebbe essere così. Però se pensiamo che una delle manifestazioni più belle erano i Giochi della Gioventù, era una mini Olimpiade che si svolgeva a Roma, sono state smantellate, sì. Dismesse, immagino per problemi economici, perché era un evento bellissimo, ma che sicuramente aveva dei costi. Io penso che, infatti tante volte io insegno in una scuola superiore, ma lo dico anche ai miei studenti, al mio preside, io potrei essere molto più utile alle elementari, se solo alle elementari la figura delle scienze motorie, dell'insegnante di scienze motorie fosse prevista. Ci stanno lavorando, ogni governo che si alterna ci lavora, la realtà è che ancora è lasciata all'interpretazione individuale di un dirigente scolastico affidarsi a esperti e professionisti delle scienze motorie per un avviamento alla pratica sportiva, alla motricità, che poi consenta a questi bambini non necessariamente di portarli alle Olimpiadi, ma di avere anche soprattutto dei costi inferiori per la sanità pubblica, perché i possibili malati di domani li eviteremmo incrementando il numero di praticanti. Questo si fa dalla base, questo è un costo sociale per tutti. Quindi io penso che un insegnante a scuola di scienze motorie in particolare possa fare molto, nel senso anche far conoscere nuovi sport. Cioè, non c'è bisogno a volte di essere fenomeni, ok? Però, che ne so, a volte ci sono sport che non vengono presi in considerazione perché si pensa alla piscina, al calcio, al basket. Poi magari uno capisce che si appassiona all'ultimate piuttosto che all'hockey su prato, che è già meglio che stare a casa sul divano. E quindi a scuola gli darei un po' più di rilevanza. Ogni tanto viene snobbata, ogni tanto viene sottovalutata, viene screditata. Però la scuola ha delle potenzialità, comunque ci sono i campionati studenteschi. Comunque, proporre a un ragazzo che in palestra, anche in quell'ora e mezza alla settimana, vedi che si muove bene e che corre bene, e proporgli una gara di campestre, è già quell'insegnante ha fatto il suo compito già per tutto l'anno, ha già assolto. E poi, ritornando a quello che diceva Bruno, ascoltandolo, io però pensavo una cosa. Adesso una piccola nota polemica ce la voglio mettere, Edo, non nei confronti di Bruno in generale, perché allenare le giovanili, i piccolini, non è facile, e allenarli anche negli spazi ristretti è difficile, e per farlo bisogna essere bravi, cioè bisogna sapere che cavolo stiamo dicendo. Perché purtroppo l'andazzo generale, sicuramente ci sono delle eccezioni,
ci sono tantissimi giovani allenatori bravissimi, però è anche vero che ce ne sono molti che fanno l'allenamento a orari assurdi, che neanche si cambiano, in jeans, in mocassino, al massimo col sovrascarpe ai piedi e col telefonino in mano, seduti su una seggiola. E quando manca lo spazio, cosa si fa? Si nuota. Perché così un po' si fa meno fatica, perché sennò mettersi lì a spaccare il capello costa fatica. E poi perché, ma io ho poco spazio, magari sono nel retropontone 20 metri per 7, cosa faccio? Non ho lo spazio, palleggiare non possiamo, fare tecnica individuale non si può, ma invece si può e come. Le cose credo che anche sia, anche nella buona come si dice, buona coscienza, credo che sia anche un limite di alcuni allenatori che ritengono, io li ho fatti lavorare, no? Si lavano un po' la coscienza, però quello sì, non serve. Forse è meglio fare altre cose che fare, perché quando tu fai lavorare molto un atleta dici vabbè, io il mio l'ho fatto, però non è sempre soprattutto con i bambini che devono imparare, devono lavorare. Ma questo al di là del, Edo, al di là di cosa fare, io volevo semplicemente rimarcare il fatto che bisogna affidare questi bambini a persone, a professionali, che abbiano o una grande esperienza come giocatori, cioè se non è un allenatore, tu questo smette di giocare e non vogliamo perderlo, ma ha un bagaglio esperienziale talmente alto che si può mettere sicuramente a servizio, anche se poi non sempre un grande giocatore, lo sappiamo benissimo, può essere un grande allenatore. Altrimenti la teoria che questo giocatore della prima squadra, allora ti diamo due, però sai cos'è? Che abbiamo bisogno anche di uno che faccia gli under 15. Sempre diamo, per quei diamo due, tre, sì. Questo, siccome vuole giocare in quella squadra, vuole guadagnare quei 2 euro, magari anche appassionato, per l'amor di Dio, però dedica i ritagli di tempo. Io ho avuto la fortuna, ho iniziato anch'io così, quindi sto dicendo cose che sembrano che siano errori che io non ho fatto, li ho fatti come. Ho iniziato anch'io così. Il secondo anno che giocavo a Camogli, il secondo anno è arrivato Goran Radenovic, mentalità serba, lui mi ha visto allenare e poi 2 ore dopo entravo in acqua con lui per fare allenamento, mi ha detto Cavallinovic, qui tu o giochi o alleni, io ho detto no, come gioco, alleno, io voglio ancora giocare, avevo 30 anni. Mi piaceva giocare, ma mi piaceva anche allenare, avevo avuto bravi allenatori e quindi sentivo di poter trasmettere qualcosa anche ai giovani, però è stata una decisione molto sofferta dopo 2 anni, perché avevo ancora un anno e mezzo di contratto con Camogli, quindi mi ha lasciato concludere la carriera da giocatore, poi in modo molto combattuto e sofferto ho smesso di giocare, ma gli devo dare ragione, perché ha cambiato il mio modo di lavorare. Prima scimmiottavo gli allenamenti che subivo, tra virgolette, che facevo io come atleta, li riproponevo ai giovani. Dopo lei gli ha dato un contesto. Poi l'ho contestualizzato. Poi dopo tu devi pensare a dire, vabbè, io adesso questi devo farli crescere individualmente e come squadra. E ti dedichi in maniera diversa allora. Cambia completamente, cambia tutto, si apre un mondo e per questo è stata una scelta molto dolorosa, ma la pallanuoto non perse nulla e devo ringraziare Goran per questa, perché loro in Serbia chiaramente il modo di lavorare era così, o alleni o giochi, se alleni vogliamo allenatori professionisti, che scusami Edo, professionisti. Dico l'ultima cosa a riguardo, vuole dire per forza guadagnare tanto, vuol dire sei professionista in quell'ora e mezza in cui fai l'allenamento e poi c'hai chiaramente dei ruoli e dei compiti anche da svolgere fuori dal piano vasca, come organizzatore, come programmazione, come anche rapporti con le famiglie, però lo fai in maniera professionale, non nei ritagli di tempo. Ed è questo che, se vogliamo lavorare bene,
per recuperare dal macello che sta succedendo, dobbiamo riportarli, e ha ragione su questo Bruno, con competenze, con persone competenti che si occupino di loro. Sì, sì, c'è un po' di... A volte trovi ancora alcuni ragazzi che dicono, ma sai, prendo poco, faccio poco. No, no. Tu hai accettato di fare quello per poco, sono problemi tuoi, dai il massimo per quel poco che ti diamo. Continuando a parlare di allenamento, noi abbiamo fatto una puntata sulla preparazione fisica con Fabio Grossi e con Gabriele Sergi. Abbiamo trattato alcuni argomenti, soprattutto in ambito giovanile, e volevo chiedere un po' se tu l'hai vista e se vuoi aggiungere qualcosa, commentare, criticare, visto che loro andavano molto d'accordo, no? Allora io vorrei mettere un po' di zizzania. No, niente, nessuna zizzania, semplicemente io dico che chi fare troppe differenziazioni dal punto di vista della programmazione su una categoria under 15, inizio stagione, metà stagione, abbiamo le finali da preparare, secondo me non è totalmente corretto. Cioè bisogna principalmente vedere da dove si parte, qual è il punto di partenza e capire dove si vuole andare. Entrambi si sono soffermati, chi più chi meno, tra i due, sull'importanza anche di qual è la strategia societaria. Cioè, se è una strategia societaria che ti chiede di costruire giocatori per la A1, oppure se è una società che, una squadra che gioca in A1 non ce l'ha e quindi partecipa a campionati minori, quindi fa un'attività sociale dove devono giocare tutti, e quindi valutare quali sono i punti di partenza e i punti di e dove si vuole arrivare. Io personalmente non facevo, chiaramente avevo l'obiettivo di fare bene alla fine dell'anno, però dimostra che non badavo solo al risultato il fatto che durante il periodo delle finali, ma proprio fino alla settimana prima, anche forse 4-5 giorni prima, lavoravamo tanto, dal punto di vista, spero, qualitativo, perché i risultati ci hanno dato ragione, e anche dal punto di vista quantitativo. Passavamo, perché non pensavo, mentre ero lì veramente avevo l'idea, sì, preparavo l'uomo in più e l'uomo in meno perché sapevo che di là poi Mino Di Cecca mi faceva la bizona, eccetera eccetera, però pensavo, quando ero lì pensavo, ma guarda questo ancora il braccio come ce l'ha messo, le gambe, ed ero, mi ricordo Mamo Fondelli, che tu conosci bene, che siccome questo mio atteggiamento c'era anche in partita, cioè facevamo un gol e io da 20 metri insaccavo qualcuno perché aveva tirato magari col gomito troppo basso, e mi diceva, ma tu continui ad allenarli anche in partita. Aveva ragione, chiaramente era un mio modo di essere, il mio carattere che mi portava a fare questo errore. Però era sempre finalizzato a cercare di costruire, anche se so di aver dato l'idea negli anni che ero, chiaramente, perché dopo diventi anche un po' forse antipatico quando le cose vanno troppo bene, davo l'idea di uno che pensava al risultato. Però credo che, senza volermi giustificare, non sono io che devo giudicare, però il numero di ragazzi che ora girano tra le varie categorie, di A1 e A2, dimostrino che il lavoro che in quegli anni avevamo intrapreso era valido. E poi sulle metodologie d'allenamento, ecco, mi ricordo che alle finali o semifinali, quando incontravamo magari genitori di realtà minori fuori regione, dalle solite Lazio, Liguria, Campania, qualcuno mi avvicinava e diceva, ma quanta palestra fate? Perché eravamo tutti tonici, grossi. Io gli dicevo, guardi, in palestra facciamo il minimo indispensabile per non farci male. Chiaramente un po' di lavoro di atletizzazione lo facevamo, sicuramente, perché c'erano certi che a 15 anni, 16 anni hanno esordito in A1 e quindi non era pensabile non prepararci, non proteggerci facendo attività sì.
però non era la priorità. La priorità era l'aspetto tecnico e la strategia di lavoro era incentrata sull'avere dei modelli. Chiaramente quando quegli anni lì con Radenovic avevamo Sapic, Uskoković, Jelenic in squadra, erano loro i modelli e volevamo, Goran era un allenatore che veniva dalla Serbia, aveva una metodologia di lavoro precisa, siamo andati tante volte d'estate in Serbia a fare common training, quindi tornavamo e prendevamo quel modello. Io ho lavorato così, ti ripeto, anche nei periodi di preparazione, ecco, Natale non è mai stato le vacanze di Natale, di Pasqua, non sono mai stati i momenti di vacanza. Per me, poi non c'è la scuola, ci andiamo ad allenare. Così io non mi ricordo che abbiano mai fatto obiezioni i miei ragazzi e le famiglie se le finali Under 17 si svolgevano a settembre. Perché si era instaurata una filosofia di societaria, non di cavallini, societaria accettata da tutti. E questo ha fatto la differenza. Senti, tornando a quello che dicevamo, che è interessante, ritieni che correggere l'atleta mentre fa il gol durante la partita, insomma, nell'ambito della gara, sia un errore o no? Io ti dico quello che penso io. Io ho imparato che forse sì, un po' sì. Io correggevo chi qualsiasi cosa. Col tempo, secondo me, sì. Volevo sapere un po' cosa dici tu e no, perché. Infatti ho smesso. No, di allenare o di... No, infatti, assolutamente un errore. Cioè, poi c'è la partita che te lo consente. Cioè, la partita sì. Che è tranquilla ed è un allenamento in più settimanale dove il risultato non è in discussione, dove... c'è la possibilità anche di spendere qualche parola in più, sì, lì si può fare, però generalmente la correzione sistematica, anche quando apparentemente è tutto giusto, è uno un po' anche da... è un atteggiamento, un comportamento esagerato, ma era probabilmente un mio modo di... qualche mia frustrazione, chiamiamola così, per sentirmi a posto con la coscienza. Per dire, ma io te l'ho detto, e tu però continui a sbagliare anche se hai fatto gol, quindi la ragione assoluta sta dalla mia parte. Però insomma, anche su questo poi alla fine mi ero un po' calmato. Però ecco, dovessi dare un consiglio ai giovani allenatori, ci sono i momenti per fare l'allenamento e momenti per guidare la squadra, per cercare di aiutarli. Anche perché Alex, se li fai vivere a questi ragazzi questi momenti brevi di felicità, poi il giorno dopo in allenamento ti ascoltano molto più volentieri, forse c'hai un maggior impatto di... Certo, infatti il mio rammarico è proprio quello di non aver detto un numero di volte sufficiente, bravo, di non aver dato una pacca sul sedere a uno quando lo cambiavo, però era il mio carattere, quindi... però amo questa cosa che... a un fine conoscitore di pallanuoto me la fece notare prima di tutto. A me invece a Bologna mi rompeva le palle, quindi è cambiato molto. Era campione del mondo, tu eri Edoardo Osti. Io ho 20 anni, lui 35, era diverso. Senti, restando al tuo decennio a Camogli, che è stato molto ricco di vittorie in ambito giovanile, sicuramente hai visto passare tanti ragazzi che ora sono protagonisti assoluti in A1. Tra di loro hai notato qualche comune denominatore, qualche caratteristica simile che ti potrebbe permettere di dire ai ragazzi giovani di oggi: guarda, fai in questo modo perché ho visto che quel carattere, quella caratteristica volitiva, fisica, tecnica, serve, è necessaria? Bella domanda, ma... allora, dal punto di vista strettamente tecnico, no, nel senso che se dipendeva da me, come è dipeso da me, davo degli input di carattere tecnico e anche tattico e atletico e ho cercato di tirare fuori il massimo da ognuno di loro. Ma poi è evidente che ognuno di loro è un figlio diverso dall'altro. E quindi
ognuno di loro poi aveva una caratteristica e tu anche come allenatore devi cercare di mantenere quelle caratteristiche, soprattutto quelle più positive, e cercare di migliorare quelle negative. Però da un punto di vista tecnico, appunto, ognuno di loro ha fatto il proprio percorso, io ho solo cercato di aiutarli. Certo, ci sono delle cose che quando dico una cavolata, Nicolò Figari, appena lo incontro, mi picchierà. Però l'altro giorno è capitato sui social di vedere un suo gol ai mondiali sul palo, su palo 5, ha ricevuto palla da 1, ha incrociato sul lungo. Io mi ricordo a tutti, non solo a lui, l'infinità di volte che gli avrò detto: su questo palo, quando ricevete da 1, il portiere si butta sul corto, se gliela incrociate avete molte più possibilità di fare gol. Quindi voglio pensare che quando ha fatto quel gol lì in una finale mondiale sia stato un meccanismo che si era instaurato nella sua testa talmente, in maniera ormai così rimarcata, anche se poi ha avuto un'infinità di altri allenatori dopo di me, molto ma molto più bravi di me, però ciò che si apprende da bambini penso che poi sia importante portarselo dietro. Però ecco, al di là di questo, la filosofia, penso, mi verrebbe voglia di dire a un giovane: guarda che questi che adesso giocano in A1, alcuni di loro in nazionale, qualcuno pure come nel suo caso è diventato 2 volte campione del mondo, però d'estate facevamo i tornei, si impegnavano sempre tantissimo. Non so se era giusto o sbagliato, ma la priorità era la pallanuoto, e comunque tutta gente che si è diplomata, qualcuno studia ancora all'università, quindi la scuola e lo sport possono andare di pari passo. Comunque, come ho detto prima, c'era una filosofia societaria che io interpretavo, cercavo di tradurre nei fatti poi con i miei atleti, per cui si era creata una situazione favorevole in cui c'erano dirigenti che avevano i figli, che avevano capito che erano bravi, c'era una realtà dirigenziale appassionata, i genitori avevano fatto gruppo, i ragazzi, nonostante Cavallini allenatore, perché poi avevo tutti contro, ma tra di loro erano assolutamente uniti e ci hanno supportato, non ci hanno mai fatto mancare. Quindi anche coinvolgere le loro famiglie e poi impegnarsi tanto. Sapere che per arrivare a quel livello tutti loro hanno, qualcuno è uscito da casa molto giovane per andare dove si insegnava in quel momento la pallanuoto, spero in maniera buona, e per esaudire i loro desideri, perché un ragazzino che nasce in un posto dove la pallanuoto non è radicata è evidente che abbia voglia di, gli piace di provare a venire a Roma, di andare a Napoli, di andare in Liguria. Quindi tu devi essere all'altezza di fargli trovare quello che loro stanno cercando e non deluderli. E poi, ecco, questo che li accomuna. Io ancora ogni tanto indirettamente con qualcuno ci si sente, e quelle cose lì loro non le hanno perse, cioè la fiducia nel lavoro, la fiducia nell'impegno, non gli pesa mai fare il doppio allenamento, sono abituati. Sono abituati, ecco, io quello che penso di poter dire che quando questi si sono misurati con, poi dopo di me, con un livello alto, altissimo, sì, hanno faticato perché erano in mezzo a tanti altri campioni, a tanti altri bravi giocatori, però la strada era tracciata. Senti, dal punto di vista, cioè, piccoli episodi che possono essere però determinanti per comprendere com'è la testa di un giocatore, no? Il giocatore che sa leggere la partita, che nel momento determinante è presente, non si nasconde. Il giocatore che dice: mister, quello lo marco io. Sai, queste piccole cose, ci sono anche queste all'interno dei giocatori. Cioè, una sorta di presenza. Assolutamente, li vedi già un pochino i, tra virgolette, i leader. Già un pochino li vedi, non ti dico negli under 13 perché sennò sembrerebbe troppo grosso, però il ragazzino un po' più intraprendente, il ragazzino che ha più coraggio, lo vedi. Poi se aiutato da compagni e inserito in un contesto buono, anche quello un po' più timido prende coraggio.
in quegli anni di cui hai parlato tu, o per esempio a Camogli, si era innescato questo meccanismo, cioè che la partenza era uguale per tutti, poi qualcuno si distingueva, ma quelli un po' meno bravi volevano emulare, quelli un po' meno bravi volevano emulare quello più bravo, quindi era una rincorsa continua che ha fatto crescere il livello di tutti. Cioè io veramente poi avevo difficoltà a fare giocare tutti certe volte, però c'erano delle partite che se lasciavo fuori i primi 10 e facevo giocare i secondi 10, non cambiava niente. Certo che gli elementi di spicco che non stiamo qua a nominare erano fondamentali, però poi, poverini, ci sono ragazzi che penso che a una finale Under 17 non abbiano quasi toccato acqua, ma che se li avessi fatti giocare cambiava poco, perché si era innescato questo meccanismo che fece crescere il livello di tutti. Questa è proprio la filosofia, credo, che debba avere una società e che è costituito da quello che ti dicevo prima, i ragazzi, l'allenatore certamente, i dirigenti, anche i genitori, fanno gruppo, che stanno bene insieme, che spingono a dare il meglio al loro figlio anche se gioca poco, che non creano problemi, che chiedono legittimamente delle delucidazioni su come mai il figlio non gioca, che magari non sono giustamente del mestiere, oppure io ero uno che li insultava, diceva parolacce e gli faceva fare il risveglio muscolare alle 5 del mattino. Vuoi dire che non ho avuto problemi con qualche genitore? Però poi alla fine credo che abbiano capito che ero in buona fede innanzitutto, e che la strada era quella, ed ero sostenuto dalla società soprattutto. Senti, io però mi sto dimenticando che tu adesso sei un arbitro, quindi stiamo parlando solo di pallanuoto allenata. Io ti volevo chiedere alcuni suggerimenti da dare ai giovani tecnici, soprattutto relativamente alla loro condotta in gara. Lo faccio perché ti racconto un episodio a me molto caro, che sono quegli episodi che sono formativi, che non ti dimenticherai mai. Io nel 1997 facevo il secondo tecnico in A1 in Bologna Recco, e c'eri tu in acqua, se non ricordo male, e c'era Pasquale Grosso. Io in quella gara ho fatto una volta si diceva la vittima sacrificale, andavo a rompere le scatole a Pasquale Grosso, che non ci ha pensato molto, mi ha cacciato. Poi però avevo 27-28 anni, ha avuto un gesto che non dimenticherò mai, cioè alla fine della gara mi ha preso come padre prende il figlio e mi ha detto: guarda, io lo so esattamente quello che tu volevi fare, volevi condizionare il mio modo di arbitrare da lì in poi, ma non funziona più. E io da lì ho smesso di fare quella cosa, perché sapevo, cioè ero sgamato, no? Secondo me ero stato sgamato. E ecco, questo è un errore che poi io però vedo ancora fare. E quindi non so, volevo sapere sulla base di quello che vedi tu oggi, se ci sono situazioni del genere, e quali errori vedi ripetere spesso, che insomma, che forse è il caso di lasciare andare, come ho fatto io 23 anni fa, tra l'altro ricordandomene oggi. Guarda, allora adesso devo fare la parte di quello santarellino, non la faccio perché non è da me. Quando ero nell'altra mia vita, nell'altra mia precedente vita, l'ho fatto anch'io. L'ho fatto da secondo, che è un bellissimo ruolo, tra l'altro, fare il secondo. Te lo consiglio per una tua prossima puntata, il ruolo dell'allenatore in seconda, perché ero ogni tanto Azevedo no, perché era un tipo tranquillo, ma proprio Goran, quando l'ho fatto per Goran, dicevo: Cavolini, vai, manda questo a quel paese, allora ti alzi, sperando di poterlo influenzare. L'ho fatto anche da allenatore, un urlo, un cartellino strategico da arrabbiato, sperando di poi avere un condizionamento. Insomma, che ti devo dire, Edo? È evidente che è controproducente, però è anche vero che è il gioco delle parti. Sicuramente
fa parte della crescita di ognuno. Ci sono arbitri e allenatori con più personalità e ci sono arbitri e allenatori con meno personalità. Poi capire come questa venga espressa e manifestata, c'è un sacco di acqua che passa sotto i ponti, quindi c'è magari l'allenatore di personalità che non ha bisogno di urlare e fa capire all'arbitro che ha commesso una cavolata, perché non è che gli arbitri non fanno cavolate, così come li fanno i giocatori, così come li fanno gli allenatori. C'è l'arbitro anche con tantissima personalità che non ha subito bisogno di tirare fuori il cartellino giallo e quindi ti ammonisce verbalmente o con la mimica facciale o anche del corpo per farti capire che magari ammette anche l'errore, però non è più, non tollererà più proteste, urla di questo tipo, o è l'ultimo avvertimento che fa, e quindi vanno apprezzati anche questo tipo di comportamenti. Personalmente, allora che sono dall'altra parte, ti posso dire che ho capito che la categoria arbitrale non si fa tanto influenzare da questo, almeno quelli con cui ho avuto a che fare io è così, ma anche quando li sento parlare tra di loro e parliamo tra di noi, si capisce che non porta a nulla il cartellino strategico, la protesta programmata al minuto XY del terzo tempo, facciamo alzare il secondo e ci facciamo mandare via, così poi l'ultimo tempo ci fischia tutto a favore. Non è così e l'ho sentito, l'ho percepito dalle discussioni, dalle riunioni. Adesso poi, tra l'altro, c'è molta più possibilità attraverso anche le dirette streaming, anche se purtroppo la pallanuoto non va su canali come andava prima sulla Rai, ahimè, però ne vediamo partite, perché c'è la possibilità di vedere partite. Quindi gli allenatori guardano tante partite, ma anche gli arbitri guardano tante partite. Quindi già si sa più o meno che cosa aspettarci. E c'è una preparazione, secondo me, anche molto diversa da un po' di anni fa. C'è un bel lavoro dietro da parte della categoria arbitrale. Comunque c'è un lavoro settimanale, si guardano partite, si cerca di allenarsi tanto. Questo è un messaggio, insomma, che deve passare. Adesso io non voglio rinnegare il mio passato, perché facevo il matto su Bordo Vasca, come dicevo prima, con gli arbitri, quindi non è che a volte ho anche avuto ragione, voglio dire. No, a volte ho urlato in maniera pretestuosa, ma tante altre volte invece loro lo sanno. Adesso poi figurati, a volte ci confrontiamo, ne parliamo. Ho capito che a volte ho avuto degli atteggiamenti esagerati, che se capitasse a me ora da arbitro tiro fuori il rosso subito, guarda, via, c'è Cavallini che fa il pazzo, o capisce che non deve fare il pazzo, o se no va a casa. È più funzionale l'allenatore esperto che ti lascia fare, fai un errore, lo capisci tu, lo capisce lui, poi magari a 3 minuti dalla fine ti dici, guarda, quella volta là però ho preso gol perché tu chiamato un'espulsione, e lì ti mette in difficoltà. Però una difficoltà da cui è difficile uscire, perché te lo dice con garbo, ma ti metti davanti a un muro, insomma. Quindi è lì dovete essere bravi, eh. Diciamo che sarebbe perfetto e magnifico partire dal presupposto per tutti, l'ambiente, tifosi, allenatori, media, che si cerca sempre di essere in assoluta e totale neutralità e buona fede. Quindi l'errore, purtroppo, porca miseria, ci sta. Io adesso nella mia brevissima carriera ci sono dei momenti, sono capitate delle partite, 2 minuti dalla fine pari, ho preso un respirone e mi sono detto: la pallanuoto la conosci, cerca di fare quello che sai fare, come la conosci, di applicare il regolamento. Allora, se ti poni in questa neutralità, poi è chiaro, Edo, ci sono ragazzi che hanno 23, 24, io ce n'ho 45 e ho già fatto più di Carlo in Francia, però ci sono ragazzi che dovranno anche sbagliare, chiaramente, sì. Arbitri che dovranno anche sbagliare, che è necessario, così come capiterà a me,
che ci sia un errore, che ci sia anche da mandare via qualche allenatore, fa parte del bagaglio esperienziale di ognuno. Probabilmente c'è l'allenatore di grande carisma che se si pone in questo modo che hai appena enunciato tu, ti mette ancora più in soggezione di una super protesta. Senti, no, ma tra l'altro è in quella situazione essere a due minuti dalla fine, parità, è uno dei momenti più belli del nostro sport, perché io ho parlato un po' con Bob, abbiamo un po' approcciato questa situazione sopra di uno, tatticamente come gestire l'ultimo minuto. Certo, vista dall'arbitro è un bel problema, perché comunque la tendenza è di dire all'arbitro, ecco, ci fai pareggiare, no? Quella cosa lì, la cosa salomonica che è terribile. Terribile soprattutto perché purtroppo la categoria degli arbitri di qualsiasi sport non deve parlare, quindi però non comunica questa cosa. Sarebbe molto interessante invece svilupparla in altro modo, sviluppare, insomma, entrare un po' nella psiche del ruolo e cercare di capire pregi e difetti e trovare il modo di andare ad arbitrare in questi. Sicuramente lo farete come scuola, ma... Guarda Edo, allora... Insegnare ad arbitrare, allora partiamo dal presupposto che ci vuole la conoscenza del regolamento, innanzitutto, perché io da allenatore, lo dico a tutti, sono ormai 5 anni che lo dico, non avevo mai letto il regolamento della palla nuova. Sapevo le regole, in generale, quelle che 99,8% delle volte capitavano in una partita, quello 0,2% se capita, cosa si fa? Che decisioni bisogna prendere? Quindi conoscenza del regolamento. Poi io mi sono appassionato, cioè mi è venuta dopo che ho messo in fila un po' le cose della mia vita e ho pensato di smettere di allenare, però avevo già precedentemente sperimentato che arbitrare mi piaceva. In allenamento così mi ritrovavo quando c'erano due squadre sparring partner, la mia con altri avversari che giocavamo, mi piaceva arbitrare, tutto sommato vedevo che le cose funzionavano. E ho detto, ma se smetto di allenare faccio il corso e faccio l'arbitro. Poi però ci vuole un po' di tempo perché c'è una grande differenza tra arbitrare e essere arbitro. E quindi Carlo Salino, più di tutti qua in Liguria, che è il nostro formatore, diciamo, per tanto tempo anche ora mi dice, Camellini, quando la smetti di fare l'allenatore? Fai l'arbitro. Ora le cose vanno decisamente meglio. Però comunque anche per uno che di pallanuoto un po' già ne ha masticata, questo passaggio è stato, lo è tuttora, è importante, è fondamentale. E comunque non c'è nessuno che parte da casa con l'idea di fare male. Chiaro, quando allenavo guardavo chi erano gli arbitri del sabato, della domenica, mi informavo cercando di poter immaginare una partita in un modo piuttosto che in un'altra a seconda di chi era arbitrata, però alla fine pallanuoto e si parte dal presupposto che nessuno degli arbitri parte da casa, così come i giocatori non partono da casa per fare del loro peggio, parte tutti perché amiamo la pallanuoto per fare il meglio possibile. Ma tu quanto ti prepari? Comunque dai un'occhiata alle squadre che dirigerai, no? Allora, non dico che sia negativo, dico che sia positivo, cioè mi faccio un film di quello che accadrà, perché mi devo preparare a vedere di più il gioco al centro piuttosto che sugli esterni e quant'altro. Guarda, secondo me ci sono diverse filosofie da questo punto di vista. Io ti dico che secondo me è corretto un minimo prepararsi, che non posso arrivare in piscina, anche se il regolamento è quello, la pallanuoto è quello, le situazioni da gestire sono quelle, però non posso è diverso arrivare in piscina a arbitrare una partita di ragazzini o arbitrare una partita di campionato di A2 decisiva per la loro classifica. Ci sono dei giocatori con certe caratteristiche perché la posta in palio è alta, e quindi è giusto, secondo me, così come lo fanno i giocatori, che anche un arbitro si prepari e si alleni. Ecco, io in questo senso intendo prepararsi alla partita, cioè arrivare alla partita intanto con la voglia di arbitrare, carico, che hai voglia, che non vedi l'ora di arbitrare. Secondo, sapere di aver fatto in settimana, nelle settimane precedenti, tutto per arrivare a quell'appuntamento preparato.
e concentrato. Poi è chiaro che se sai che lì c'è un giocatore che cerca sistematicamente il tiro dai 5 metri, ci devi dare un occhio maggiore, ma vuole dire un occhio migliore, secondo me, cioè prestare un'attenzione in più, perché quella può essere una situazione di gioco importante. Quindi io penso che sia una cosa opportuna da fare. Molti forse ti diranno no, per me è una partita di pallanuoto come le altre, quindi sia che io arbitro gli under 13 che gli under 20 è lo stesso, dico, faccio, cerco di fare di tutto il possibile per arrivare all'appuntamento preparato. Poi ecco, nel mio caso, voglio dire solo ancora una cosa, nel mio caso, siccome sono malato, è facile che ancora i giocatori in attività un po' li conosco, e se non li conosco mi piace tanto guardare poi il sabato e la domenica sui vari canali Facebook, le streaming che hanno fatto la sera prima. Un occhio ce lo do, ma perché già ce l'ho dato prima. Conoscerne le caratteristiche tecniche aiuta molto per dirigerli. Senti, Damino Di Cecca, tuo vecchio avversario, è arrivata una domanda, in parte la hai risposto, no? Lui mi chiedeva, un allenatore come te che ha avuto successo e che poi diventa arbitro e riesce in qualche modo ad estraniarsi totalmente dal suo vecchio ruolo, e quanto tempo impiega a farlo? Al discorso di Salino, no? Cioè, smetti di fare, ecco, ancora due parole su questo, anche perché sarebbe interessante che qualche giocatore o allenatore diventasse arbitro. No, assolutamente, io ti dico, per me questa è una bellissima esperienza, quella che sto facendo. Cerco anche di avere un atteggiamento costruttivo, soprattutto con le categorie giovanili, nel senso che non voglio, chiaramente sarebbe anche scorretto valutare un fallo per come è svolto quel gesto tecnico, però ecco, se posso, attraverso un fischio o meno, un fischio fatto o un fischio non fatto, posso far capire a quel bambino, a quel giovane, dove sta sbagliando. Che ne so, magari vuole il fallo e va avanti con la testa contro il difensore, gli fischio fallo contro, magari quella difesa della palla sul pressing, il suo allenatore, visto che lui commette sistematicamente questo fallo, non gliel'aveva insegnato, non gliel'aveva impostato. Allora spero che quel sabato, quella domenica, quel mio controfallo, poi tra l'altro ti dirò, a volte mi capita anche di dirglielo, magari a fine partita o tra un cambio campo e l'altro, dire guarda che se fai così, oltre ad essere pericoloso, è un controfallo, quindi capisci che a volte ti guardano come dire ammazza, la prima volta che me lo dice qualcuno, e allora poi a me verrebbe voglia di dire guarda, prendi la palla, allontana, ti usa le gambe, però non è il tuo ruolo, è un'altra vita, non posso farlo. In questo senso, e anche su questo ogni tanto Salino mi dice non farlo, però penso che sia anche una possibilità in più che abbiamo. Ora non voglio tirarmela, però se fino a ieri facevo una cosa, ora penso che il GUG abbia piacere se qualche mia esperienza posso metterla al servizio soprattutto dei ragazzini, del movimento, anche degli arbitri giovani, perché magari per alcuni alle prime armi quello non era un controfallo da sanzionare, invece a norma di regolamento intanto è un gioco che può essere pericoloso proprio entrando nello specifico, e quindi va sanzionato, anche perché poi da lì a volte nascono dei falli proprio sul perimetro dei 5 metri, degli alzi e tiro, dei gol, che poi vengono situazioni ripetute per tutta la partita. Comunque non è stato un passaggio così automatico, per rispondere a Mino, cioè ci ho messo del tempo anch'io, proprio perché devi smettere di essere giocatore o allenatore e devi calarti nella parte dell'arbitro, che è un ruolo completamente diverso. Comunque essere supportato dalla conoscenza del gioco, dalla conoscenza del regolamento, poi appunto, come dicevo prima, cercare di arrivare alla partita con la voglia di arbitrare, di esserci, di essere presente. Senti, faccio un'ultima domanda che riguarda indirettamente le nuove regole. Allora, io prima che arrivassero queste nuove regole ero un po' critico nei confronti dell'arbitraggio in generale, proprio globale, perché mentre al centro si poteva staccare le orecchie e non era fallo, sul perimetro invece andavi con due mani fuori, portavi la palla, fallo. Sembrava quasi a tutela di
una situazione che avrebbe scatenato un vantaggio notevole per la squadra che in quel momento stava difendendo. Questo non mi è mai piaciuto, perché, correggimi se poi non sei d'accordo, però nel nome di, ok, tutelo la squadra che attacca perché sennò la espongo a un 1-0, abbiamo perso tanta spettacolarità. Poi tu mi dirai, no, non è vero, però questa era un po' la mia percezione. Con le nuove regole, questo cambia oppure no? Volevo sapere così istintivamente cosa ne pensi. Sì. Edo, penso che hai centrato bene il nodo della questione, nel senso che anche le nuove regole sono state attuate anche per questo, cioè soprattutto per questo, per limitare il contatto fisico, per limitare le situazioni proprio in cui sul perimetro si vedeva il difensore tenere fermo, bloccare con due mani l'attaccante. Però è anche vero che si vedeva anche l'opposto, cioè anche a volte gli attaccanti che con due mani mantenevano il difensore magari per impedirgli di andare a fare un raddoppio sul centrovoa. Quindi insomma, diciamo che l'obiettivo è stato quello di limitare il più possibile il contatto fisico, e io penso che purtroppo poi ci siamo fermati, ma innanzitutto il gioco della nostra nazionale, perché sennò ci sono alcuni giocatori che hanno caratteristiche perfette, che giocano nel Settebello, che hanno caratteristiche perfette per questo tipo di gioco e che le stanno manifestando anche grazie ai consigli di campagna in maniera eccezionale, e i risultati sono evidenti. Poi era bello anche nei primi mesi vedere come la maggior parte dei giocatori si stavano abituando in A2. Devo dire che fino a febbraio ancora si vedeva qualcuno che aveva ancora nella testa la vecchia pallanuoto, ma comprensibile, che non erano poi state così tante le giornate di campionato che si erano svolte, mentre in A1 erano un po' di più, comunque avevamo negli occhi anche i mondiali. L'obiettivo mi sembra che lo stavamo perseguendo, e io penso che anche se poi in alcune partite abbiamo fatto di nuovo dei passi indietro, si sono tollerati dei contatti fisici esagerati, ma credo che faccia parte del percorso di aggiustamento che andava fatto, che speriamo di riprendere da qui a breve. Senti, è più faticoso arbitrare con le nuove regole, mi sembra. Beh, un pochino, no, più faticoso no, secondo me alcune situazioni si sono semplificate. Un pochino di attenzione in più vedevo che c'era sul rigore. Ecco, sul rigore intesa come la possibilità che deve poter avere un attaccante di fare gol. Quindi, se lui prende il vantaggio del faccia alla porta e sta per tirare, deve però essere in procinto di tirare. Tante volte si è visto, secondo me, in queste prime parti di campionato, che questa prerogativa mancava. Cioè, incondizionatamente si girava qualcuno al minimo contatto, qualche volta abbiamo fischiato rigore. Questo forse certe volte dobbiamo ancora, bisogna prendere un po' le misure, ma per dirti, come ti dicevo prima, Google ha mandato per tutta la prima parte dell'anno gli episodi tipo proprio Moviola che si verificavano nelle cucine, per farci vedere queste situazioni di gioco. C'era un questionario a cui dovevamo rispondere per capire qual era la decisione giusta da prendere, poi ci arrivava la risposta corretta. Quindi io penso che prima questo lavoro non si faceva, di analisi, non lo so, non ero arbitro, ma non mi giungono notizie in questo senso. Quindi si cerca di aggiustare tutte queste situazioni, di crescere, e si può fare, guarda, senza nascondersi dietro un dito, secondo me si fa anche sbagliando, attraverso casi che si verifichino, attraverso errori da analizzare e per poi non commettere più. E a me, guarda, ti dico la verità, mi piace tutto del nuovo regolamento. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è che si batte il fallo da dove è la palla. Ultimamente mi è capitato, proprio era uno dei forse il primo sabato di quarantena, e guardai Fabio Brasiliano, mi disse di guardare Florenzia Posillipo, che lui aveva arbitrato in coppia con Severo, se non sbaglio,
E a un certo punto c'è una palla, vabbè, adesso spiegartela, però ho dovuto chiamarlo. Io ho detto: Fabio, ma perché avete... Ale, da dove si batte la palla? Ah, è vero, da dov'è? Perché era un caso veramente eclatante, strano, molto strano, atipico, e forse quella è l'unica situazione, che mi lascia un po' così, però è nel regolamento, lo fischiamo e ci adattiamo per quello che è. E non eri ancora uscito lì la dimostrazione che Salino ha ragione, non eri ancora, perché da giocatore, allenatore, hai sempre visto la palla. È così, lo ammetto, è così. Senti, è così. Però l'importante è avere quella voglia lì di chiamare e dire e spaccare il cappello. Un po', vedi, questa cosa mi accomuna quando allenavo, quando faccio l'arbitro, cioè cercare di essere pronti. Poi l'errore ci sta, si fa in buona fede, senza cattiveria, può capitare a tutti, agli allenatori, così come capitava a me, ai giocatori e agli arbitri. Va bene, io ti ringrazio, ti ho rubato un sacco di tempo, quindi direi che siamo promossi. Grande, solo ti chiedo una cortesia, se mi rifai vedere quella cosa tonda. Sì, che... porca miseria. Allora, questa ci manca a tutti, come dicevamo prima. È una faticaccia farne a meno. Ora di là c'è una piscinetta di 3 metri per 2, l'ho messo in giardino e speriamo. Va bene, ti ringrazio e magari se arrivano domande sul tema ti disturberò ancora. Ok, grazie. Grazie a te e niente, ti auguro una buona serata. Ciao, altrettanto, ciao. Grazie a tutti, ciao ciao.